Queste sono tutte le persone nascoste all'interno della mappa di Fortnite. Sono entrato in questo momento nel server privato di LOL e stiamo facendo nascondino, ma ognuno si deve nascondere nel proprio colore del rank. E sono mimetizzate nel colore del proprio rank. Dovremo cercarle tutte quante e soprattutto chi rimane in vita per ultimo riceverà una skin totalmente gratis. Io, dato che sono a a diamante, mi ero quasi dimenticato, mi sono messo una skin blu e quindi i posti in cui mi devo nascondere devono essere solo e unicamente blu. Ovviamente Lollo ci ha detto una regola: non possiamo uscire da Riviera Raffinata ed è molto più difficile così. Non prendete armi, pensate a nascondervi. Io prendo due armette e vi do il tempo di nascondervi, non vi preoccupate. Perché non è grande come città, capito? Cioè, mi capite? Allora, a me viene in mente, raga, di nascondermi tipo qui in acqua. Perché ovviamente, dato che devo nascondermi in un colore blu, l'unica cosa che ci sta blu qua è o quelle pedane oppure l'acqua. Quindi io magari mi metto dietro questa roccia, magari. Ma non è finita qua, perché in questa sfilata c'è nascosto uno youtuber che è Contins e non so minimamente dove sia. Sarà un nemico in più. E rimaniamo camper di qua. Io mi sono preso anche il pompa nel caso qualcuno viene e mi ammazza così, perché deve fare lo stronzo. Non lo so, raga, non so dove nascondermi. Prendiamo anche un po' di materiali che possono sempre servire. Ho dato abbastanza tempo a tutti quanti per mimetizzarsi, quindi andiamo assolutamente a cercare qualcuno e ci mettiamo dietro questa roccia. Oh, oddio, potrei andare ancora più dietro, non so se è una roba che posso fare. Dietro la barchetta, raga, dietro la barchetta secondo me è perfetto, cioè non mi vedrà letteralmente mai e questo nascondino me lo porto a casa. Voglio cercare di capire innanzitutto dove possono essersi nascosti. Non è che me lo porto a casa, vinco, era quello il senso. Raga, ma quando mi vede qua? Oggettivamente non mi può. Ops. Vedo qualcuno di là. Spero che quello là non sia. No, è uno che si sta nascondendo, godo. E stiamo bene con gli occhi veramente molto molto aperti, perché è un nascondino un po' particolare, dato che sono tutti quanti nel colore del proprio rank. Dalla modalità replay infatti vediamo che in molti sono mimetizzati in luoghi assurdi. Lollo Pollo, sai che non mi avrai mai, perché oggi il signor Contins è molto in forma e ti farà il culo in questo nascondino. Anzi, lo vincerò io questo nascondino. Attenzione, ne ho trovato uno subito. Forse dovrebbe essercene uno in quel cespuglio. Non vorrei dire cavolate. Andiamo a vedere se c'è qualcuno in questo cespuglio. Sì. Ok, lì in fondo, ragazzi, stanno fightando. Non so se è Lollo quello là, ma lì ho visto una build. Tanto, raga, qui in acqua non verrà praticamente mai, spero. Cioè, poi non lo so. No, raga, stanno fightando. Non sto capendo cosa sta succedendo, ma noi ce ne freghiamo e rimaniamo dietro questa barchetta. Sti cavoli. Vabbè, ovviamente è scappato, ragazzi, perché non hanno capito proprio le regole di non scappare. Un tipo ha preso la macchina. Dov'è che stanno andando? Guardate quanta gente sta là. 1, 2, 3. Ma Lollo li sta prendendo oppure no? Perché siamo rimasti ancora in 60 e non ha visto ancora nessuno. Raga, ma laggiù che cosa sta succedendo laggiù? Continuiamo la nostra ricerca, ragazzi, perché i nemici ci aspettano. I nemici ci aspettano, ragazzi, e io sinceramente non voglio lasciarne indietro nemmeno uno. Quindi andiamo a controllare se riusciamo a trovare qualcuno. Sicuramente qua qualcuno di dorato ci si è messo, eh. Qualcuno di dorato con tutte queste cose ci si potrebbe essere messo. Addirittura potrebbe essere... Cavolo, non ti avevo visto, Karim. Stavi nascosto veramente bene, cazzo, Arola. Peccato che è stato uno dei primi che ho trovato, perché stava messo davvero bene e è uno che rispetta le regole. Quindi, raga, mi ha dispiaciuto quasi ucciderlo, però dovevo farlo. Ma che sta succedendo? Ma io non ho parole, veramente. Allora, gente si sta nascondendo in quella casetta e questo è una roba che va a vantaggio nostro, perché adesso Lollo andrà a cercare le persone tutte dentro le case, perché... Sentito la zipline, raga. C'è qualcuno, ok. Allora, abbiamo la conferma che qualche nemico qui dentro ci sia. Ci stanno tutte lì le porte aperte. E io sono quello che vincerà questo nascondino, perché ho avuto la genialità di nascondermi in acqua dietro questa barchetta, in mezzo al mare, in mezzo al nulla più che altro. Non sappiamo dove, perché vi ripeto, sono mimetizzati, quindi super difficile trovarli. Ok, qualcuno in acqua. C'è qualcuno in acqua, ma com'è possibile? Ricordiamoci, ragazzi, che le regole sono quelle di non uscire da Riviera Raffinata, da questa isola. Quindi il massimo che possiamo andare è fino a qua. Qui non possiamo oltrepassare, ovviamente, e abbiamo solo questa parte, quindi... Ah, ho trovato! Ah, ma è un botto, ma non ci credo! Ma che palle! Ma muori un po'! Ma che fai in mezzo all'acqua? Veramente, dobbiamo stare molto attenti. Io spero che Lollo sia lontano da qua. E... Ok, siamo in 58, dovrebbe aver ucciso all'incirca 3-4 persone. Oddio! Lui ha deciso di farsi trovare. Stava nascosto, raga. Ha preferito farsi trovare. Vabbè, meglio così. Meglio così. Così ho una persona in meno da cercare. E ne mancano ancora 58. Lollo, fai più veloce però. Allora, sento spari.
Sto sentendo spari, quindi... Ok, ne ha ucciso un altro, Lollo. Godo. Torniamo sull'isola principale, regà, e andiamo a vedere se ci sono lì altri nemici, perché qua in questa zona non credo ci sia più qualcuno. E se c'è, si è nascosto troppo bene per me. Ok, qui è veramente pieno di gente, regà. Non capisco perché Lollo non sta uccidendo tipo tutti. Stanno tutti qua nascosti. Guarda quello là, ma cosa sta facendo? Sta spaccando tutto. Ah, granate, ho capito. Simpatico, simpatico così è stato. Davvero simpaticissimo. E qui è iniziato veramente il declino, ragazzi, hanno iniziato a spararmi tutti. Comunque attendiamo che arrivi la safe, vediamo dove si chiude, ragazzi, e poi ci conviene muoverci. O pensate se, se si chiude per sbaglio dove sto io, farebbe molto ridere, eh. Ti prego. Oh, ah, vabbè, sempre a Riviera, ragazzi, si è chiusa. Dobbiamo arrivare esattamente qua. Io direi di iniziare a muoverci. Ok, quello che mi spara è qui, raga. Ah, sta scappando, ho capito, che carino. Anche lui. Sono io a sparare, diccelo pure. Ok, piano piano, raga. Stealth. Accovacciamoci pure, così manco ci vede. Che può essere tranquillamente questo cespuglio, ma non è in safe. Quindi veramente no, non ha senso qua. Nascondetevi, ragazzi, avete un minutino di tempo e poi vi cerco. Anzi, tutti a colonne, al centro della mappa, raga, più o meno. Andate a colonne cineaste in quella zona lì. Secondo me, Lollo, sapete cosa sta facendo? Si sta nascondendo tipo qua. E appena arriviamo tutti quanti dalla safe, ci cecchina tutti quanti. È quello che c'ho paura. C'ho paura di quello, raga. Non dobbiamo uscire da Riviera, raga, eh. Con calma. YOLO centro. Let's go. Ci facciamo anche questo qua, guys. Ok. Oh, no, pezzo di merda. Andate, raga, andate a nascondervi. Non state qua, tranquilli. Vabbè, raga, so tutto. Ovviamente, raga, devo essere sempre lo sfigato che viene ucciso. Che tra l'altro questo qua mi ha ucciso. Io adesso vi giuro che alla fine della partita lo banno. Comunque andiamo a aspettare un po' tutti quanti e vediamo gli altri come se la giocano. Vediamo chi campera. Ok, allora questo qua è abbastanza nascosto bene. Sono ancora in 50, ragazzi. Cioè, ancora 50 persone sono nascoste all'interno della mappa. Mi sembra un po' strano. Questo qua si sta trovando un nascondio veramente, veramente ottimo. Riparte il nascondino, ragazzi. Dobbiamo cercare assolutamente tutti quanti di nuovo. È abbastanza complicata come partita, perché siamo ancora in 50 e probabilmente sono tutti mimetizzati in questo momento. Si sono andati a rinascondere di nuovo dopo che qualcuno mi ha fatto un po' sclerare. Dovrebbero essere ancora tutti in zona. Andiamo a vedere se c'è qualcuno mimetizzato bene da queste parti. Ok, andiamo a colonne. Controlliamo anche bene i cespugli, perché molte persone potrebbero essere andate in un cespuglio, eh? Questa volta andiamo a aspettare Matteo Fortnite 97, che non so cosa. Ok, si sta nascondendo insieme a questo alberello di Natale. Cioè, dovresti mettere un muro. Ok, perfetto. Nascondetevi qui all'angolo. Bello anche questo. Raga, Lollo non vi troverà mai, secondo me. Cioè, Lollo non è mai stato bravo a cercare le persone nei nascondini. Qua vi assicuro che non vi troverà letteralmente mai. Andiamo a vedere dove sono, dai. Saliamo, andiamo a cercare le persone. Qua sotto potrebbe esserci uno. Oh sì, c'è qualcuno, raga. Non so dove, non so sotto quale cappellina qui. Ah, mi ha lanciato via. Che carino, che simpatico. Tra l'altro questo è il team che mi ha ucciso. Pezzo schifoso. Raga, quello con la maglietta tutta grigia mi ha ucciso prima. Infatti dopo lo vado a banare. Se tu stai guardando questo video, sappi che sei una persona veramente cattiva, perché queste cose non si fanno. Cioè, sei stato molto molto com'è che si dice quando non te sei divertito di base. Che senso aveva? Vabbè. Cici. Ha provato anche a cecchinarmi. Che carino, per sicurezza, capito? Ah, ho capito come funziona, raga. Ho capito. Comunque c'è qualcuno anche qua? No, sopra? Oddio, il bro stava nascosto super bene, rancoro. Oddio, c'era uno skin. Mamma mia, questo sarà bronzo per forza. Per forza si è messo bronzo. C'ha la skin, c'ha l'anno skin che si mette dentro il cespuglio. Oh mio Dio. Ok, vediamo chi vincerà questo nascondino. Sono molto curioso. Avrei voluto vincerlo io, ma purtroppo la gente nel 2024 non si sa divertire. Non riesce a collegare la mente con il gioco. E quando vedo un player devono per forza sparare, capito? Non riescono a concentrarsi le persone, devono solo rompere i coglioni. Secondo me c'è altra gente qua, però ho visto dei passi. Quindi probabilmente c'è altra gente qua, non so dove, ma c'è altra gente sicuro, raga. Oh mio Dio, ma qua che cosa sta succedendo? Guardate quante persone si sono nascoste. Uno, due, tre persone, ragazzi, nello stesso punto. Però questi non si stanno ad ammazzare, eh. Che palla, anch'io mi sa... No, quello spara. Il no skin spara, bro. Ma perché devi dar fastidio agli altri? Ma adesso andiamo a vedere chi è, raga. Vi giuro che andiamo a vedere chi è. E vi giuro sulla mia vita che lo banno. Adesso lo vado a vedere, non mi interessa. Era il no skin di prima che avevo detto che era bronzo. Vediamo un attimo dove sta.
Raga, vi giuro che lo trovo, non vi preoccupate che lo trovo. Eccolo qua, Matt Bram. Guardate, faccio una foto adesso. Faccio una foto adesso perché dopo lo banno. Non sto scherzando, ragazzi, eh. L'ho fatta la foto, l'ho fatta, eccola qua. Dopo lo andiamo a bannare. Devo vedere qua. Qua non credo ci sia qualcuno. Comunque, devo dire che alcuni stanno giocando veramente, veramente bene. Ci sono persone nascoste molto, molto bene. Tipo, qua dentro mi sa che c'è qualcuno. Però dove? Dove sono? Ok, sono sopra. Ok, ne ho visto uno. Ah, beccato. Beccato. Peccato che avevi la skin viola. Non mi va manco di spettarlo, sinceramente. Cioè, proprio zero, zero voglia. Ok, Nico. Nico Pandetta si è nascosto. No, non è Nico Pandetta. È Nico e basta. È blu. Quindi anche lui credo sia diamante. Credo. Oddio, tutti gli diamanti sono, tra l'altro. Tutti diamanti. Questa skin rossa è campione. Porca vacca, questo è tipo super forte in teoria. Comunque si stanno nascondendo tutti veramente benissimo, veramente si stanno nascondendo in una maniera incredibile. Io voglio vedere Lollo, cioè dove sta Lollo che non l'ho ancora visto? Dov'è che si è dov'è che sta Lollo? Voglio capire se sta cercando bene oppure no. Questo sta dentro la macchina. È un genio. È un genio, si è nascosto dentro la macchina. Ti prendo, ti prendo. Raga, una mira pessima. Godo, ce l'abbiamo fatta, ne abbiamo trovato un altro, ok. È sempre più difficile questo nascondino, raga. Sono tutti super competitivi. Tutti super competitivi. Ma com'è possibile? Tutti super iper mega competitivi sono. Che poi la roba che rende tutto ancora più difficile è il fatto che ognuno sta nel proprio colore. Ok, trovato un altro. In macchina c'è uno. In macchina c'è un'elitta. In macchina c'è un'elitta, ma l'abbiamo fatto fuori. Ok. Ok, abbiamo iniziato a carburare, raga. Abbiamo iniziato a killare un po' a tutti. Questa cosa sinceramente mi piace. Tuo pezzo di merda mi ha ucciso prima. Eccolo, si chiama Temp. Ok, si chiama anche lui. Ah, non era questo. Oddio. Tutte queste skin, no, non le posso sapere. Mamma mia, ragazzi, ma sono tutti super camperati. Guardate sti due. Ma dove sei me? Qua super immobile, raga. Questo nascondino sono tutti troppo competitivi. Vi dico già, ragazzi, che Lollo non vi troverà mai. Lollo non è così bravo da trovarvi. Cioè, nel senso, siete nascosti veramente, veramente troppo bene. Come saprei del mondo che tu hai. C'è uno che è dall'altra parte della mappa. Vabbè, ci sta. A questo punto della partita potete nascondervi ovunque, eh. L'importante, ragazzi, come vi ho detto prima, è mimetizzarsi. Quindi chi si mimetizza meglio e chi se la gioca meglio vince, vince il nascondino. Allora, continuiamo a cercare. Dai, siamo messi abbastanza bene. Pensavo peggio. Abbiamo trovato già 11 persone, raga. Con lui 12. Ah, guarda, lo bel nascondino che aveva trovato. Peccato, peccato, peccato. Peccato, Christian, era un bel nascondiglio. Ti ci sei messo un po' troppo tardi, se no non ti avrei trovato probabilmente. Allora, potrebbero esserci persone in cespuglio, cosa molto probabile. Stiamo aspettando Lollo che ne ha già trovato uno con la macchina, raga. Non dovete spaccare però la macchina. Cioè, non dovete entrare nella macchina. Era la prima regola del nascondino per tindirindina. Ok, Lollo si sta avvicinando a colonne cineaste, ma non sa che sono tutti nascosti là. Letteralmente tutti nascosti là. Raga, però non dovete scappare. Cioè, quando Lollo vi trova, però dovete star fermi. Che palle, non sapete giocare in nascondino. Ok, Lollo sta cercando se qualcuno si è nascosto dentro agli alberi. Non credo, Lollo. Sono tutti nascosti sotto. Ok, ne ha visto uno là in alto. Perché non gli spara? Ma non l'ha visto. Non ha visto quel tipo là che sta sulla montagna. Mo lo cecchina, raga. Mo viene cecchinato, Lollo, ve lo assicuro. Ho visto uno col cecchino che lo sta mirando fortissimo. Ho capito, che carini. Che carini tutti e due. Bananita, vedi quello che... Io guarda, raga. Io più di non capire perché fanno così. Bananita. Ah, lui si cura, capito. Lui non solo mi spara, ma si cura anche. Si cura anche, raga. Sicura anche, ma dimmi tu. Adesso sicuramente andrà a dire a tutti: no, ho rovinato il nascondino, sono troppo morte. Con questa intonazione di voce parla probabilmente, guardando come gioca. Anzi, forse addirittura peggio. Perché per gente come lui poi rischi di buttare tutto il video. Uno sta provando a fare un video divertente, una cosa simpatica, una cosa diversa dal solito. Niente! Oh, altra kill da parte di Lollo. Sono rimasti in 37, raga. Questo si sta boxando. No, questo vuole fightare. No, dai, bro. No, tutti che scappano, ragazzi. Questo nascondino è un po' difficile da vincere così, Lollo secondo me si sta trovando un po' in difficoltà. Oppure sta sclerando di brutto. Curati, Lollo, curati. No, non muori da safe, eh. Guardate quanta gente ci sta qua davanti. Oh mio Dio.
Oh mio Dio. Andiamocene in safe. Ragazzi, rinascondetevi perché siamo in finale di partita. Siamo in 34. È il vostro momento di nascondervi meglio. Sì, c'è un premio per chi vince, ma vince il premio solo se non ha killato nessuno e si è comportato bene e ha rispettato le regole. Allora, vi do un minutino di tempo. Mi nascondo dietro questa roccia. Io spero per voi che siate carichi perché sto arrivando a cercarvi. Ok, ce n'è uno qua, subito. Subito, instant. Subito, instant. Subito, instant. Subito, instant. Lo prendiamo. 31 persone in questa safe piccolissima, raga. Il nascondino mimetizzante, mimetico di rank sta funzionando, di soli rank. Oh mio Dio, quanta gente c'è lì. Oh mio Dio, quanta gente c'è lì, raga. Oh mio Dio, ma non sono mimetizzati per nulla, raga. Ma trovate un nascondiglio. Vabbè, sapete che vi dico, meglio per me. Cioè, oh, l'unico nascosto è lui, ma l'ho trovato. Ok. Ok, ne ha trovato un altro. Ne ha trovato un altro il signor Lollo. Anche perché, ragazzi, il tempo sta per scadere, Ragazzi, quanto avrei voluto giocare sta partita, non c'ho idea. Volevo troppo giocare, invece no, le persone si divertono a rompermi i coglioni. Lui non è, non c'entra niente, però vabbè, uscio pure lui. Ok, raga, sono tutti camperati nello stesso punto. Ok, questo non c'ha le armi, quindi meno male che non vuole fightare Lollo. Ok, andiamo al giocatore successivo. Ma questo sta fightando. Questo è quello che mi ha ucciso prima, ragazzi. Questo è il pezzo schifoso che mi ha ucciso prima. Io lo so, lo so. Mi sa che questo, ragazzi, mo muore. Dai, dai, ma che cosa vuole fightare questo? Ma perché vuole fightare? Non capisco. Questo è nascosto così. Sta fermo in mezzo alle palle. Non capisco, ma in me. Fantastico, ragazzi. Avete dei nascondigli veramente pazzeschi. Ok. Ok, ok. Scappato, scappato. Va bene. Oddio, il bro. Ok, trovato un altro. Allora, raga, adesso è veramente diventato difficile. Adesso è veramente diventato iper, iper difficile. Faccio un medikit. Adesso gli ultimi, raga, sono veramente quelli che vinceranno. So che è difficile. Lo so benissimo, però, raga, so benissimo che è difficile, so benissimo tutto. La safe è minuscola e ci sono 30 persone, raga. Ok, lui muore da safe. Se non si muove. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5 persone nascoste nello stesso albero. Ma che cazzo. Che figata, raga. Mi dispiace veramente non aver giocato questo nascondino, ma mi sarebbe piaciuto veramente tanto, Non sto scherzando. Ok, hai trovato un altro? Non mi sparate, non sparate, non sparate a nessuno, ragazzi. Perché? Perché devi farlo? Perché? Perché devono rovinare tutta la fine? Ah, ragazzi, in 30 persone è folle. Un finale di partita così in 30 persone in cui io cerco e loro scappano è folle. È veramente folle. È veramente ai limiti della follia. Oddio. Oddio. Non riesco, raga, non ho le munizioni sufficienti probabilmente. Soprattutto se le spreco. Guarda lui come si prova a mimetizzare, guardalo. Fio di troia.